Proveremo a riempire una nave di bombe. Oh, affonda! Aspetta, aspetta! Salve a tutti e benvenuti su Floating Sandbox, un gioco, mi sa, Microsoft, un gioco in 2D in cui dobbiamo semplicemente far affondare delle navi. Abbiamo vari oggetti, abbiamo queste cose che vi sto facendo, che vi mostro, con cui possiamo distruggere. Per esempio, adesso questo martello, io posso traforare questa nave e lasciare che affondi. In realtà non capisco perché, ma ci sono anche, ecco, aerei e basi degli astronauti. Però vedo che non galleggiano, perché se le mettiamo, vedete, non galleggiano, vanno a fondo e basta. È solo questo. Allora, noi useremo le navi. In questo primo episodio, visto che è un gioco un po' noioso, perché puoi solo farle affondare, non c'è molto, io direi. Ovvero, se verranno delle idee lo riporterò, però per adesso giochiamoci brevemente, tanto che cosa si può fare? Abbiamo poche cose. Direi di cominciare con una nave, beh, la nave più famosa affondata, penso che la conosciate tutti, penso che un giorno la troverò su questa lista. Infatti, eccolo qui, Titanic. Qua c'è la storia, io le lascio, eccolo qua, il Titanic. Guardatelo. Allora. Direi di farlo affondare in un modo meno realistico, ma più anche drammatico. Infatti, ecco, questa cosa che ho preso è una bomba atomica. Guardate il vento. Sto provando a riempire tutta la nave. Ok. Sto per schiacciare il tasto. E tra poco succederà qualcosa di impensabile. Oh mio Dio. Quello era Titanic. Questo frammento che è qui, questo era il ponte su cui camminavano le persone. Eccolo, ecco, adesso non esiste neanche. Quello era un cammino. Vabbè. Ecco qui. Questa nave si chiama Roma. E visto che è una nave militare, penso che l'unico modo per far affondare una nave militare sia una bomba. Allora, mettiamone alcune così, dai. Oh, vabbè, se fossero stati dei ladri a farla affondare, questo sarebbe più bene il risultato. Abbastanza carino, sinceramente, come devo dire. Bello. Però mi sta venendo un'idea. Proveremo a riempire una nave di bombe. Adesso lo faccio con questa piccolina, perché è più piccola, quindi una bomba è abbastanza grande. Però forse in futuro lo farò con navi anche più grandi. Allora, secondo me si disintegra praticamente come la bomba atomica. Madonna. Ok, fa un po' effetto il rumore, perché senti. Oddio, ma sono giganti. Sembra una pallina di Natale sull'albero, però esplosiva. Beh, dai, è un bel gioco che fa perdere tempo. Se non hai nulla da fare, te lo scarichi e punto e basta, cioè. Ok, penso sinceramente che andrà a fondo solo per il peso delle bombe. Però, per il bene della scienza dobbiamo capire. Ok. Oh, sta andando già a fondo. Io direi, sbrighiamoci. Aspetta che non voglio fare casini. Oh, affonda. Aspetta, aspetta. Oh. Ma tu! È sparita! Oddio. Ecco. Non è colpa mia. Errore di progettazione. Si ripara, basta attaccare questi uno vicino all'altro. Vabbè, lasciamo stare. Ma come fanno a suonare? Qualcuno me lo deve spiegare. Come fanno a suonare se la nave è praticamente disintegrata? Cioè, manco questa è una persona. Allora, io sono senza parole. Questa nave è quella del film Poseidon. Adesso proveremo a distruggerla contro un muro. Però da dietro. Allora, alziamo un muro. Ok, qualcosa del genere. Sì, bravo.
Questo era il tasto, sì. Spingiamo la nave verso il punto dove siamo noi. Dovrebbe disintegrarsi tecnicamente. Poco, poco. Se devo dire, ok. Infatti. Ma dai. Oh, si è spezzata. Questa è la nave. Distrutta. La nave fa le capriole. Va bene. Ok. La nave può fare capriole. L'ho scoperto oggi. Cioè, hanno messo delle molle, Genius, che fanno fare capriole. Però l'acqua resta nella nave se l'hai fatta partire dal fondo. Però vabbè. E penso che quella nave. No, aspetta, vieni giù. Oh, si è rotta in aria. Non l'ho visto. Oh, finisce il muro qua, finisce il gioco. Questa era la. Sì. Va bene. Quindi, ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Passo e chiudo.